Benvenuti al webinar Stage in Svizzera e Austria. Sono due paesi vicini a noi, multilingue un paese, monolingue l'altro. Vorrei dare in questi 30 minuti una panoramica di chi può andare, chi è cercato. Io mi chiamo Bernd Fass e mi occupo dell'orientamento all'estero per conto dell'Associazione Eurocultura. Prima di entrare nella realtà di questi due paesi, vorrei fare qualche considerazione generale. Non vale solo per i due paesi in questione, ma vale sempre quando ragioniamo sullo stage all'estero. Prima non siamo gli unici che stanno cercando lo stage all'estero. Abbiamo la concorrenza all'interno dell'Unione Europea, ma se puntiamo su un ambito internazionale, a Zurigo, a Vienna, abbiamo una concorrenza da tutto il mondo. Io devo offrire all'azienda la lingua di comunicazione. Questo significa se ho un livello basso, B1, non c'è niente da fare. È come studente neolaureata. C'è da fare quando io sono diplomato, quando io sono lavoratore o la manualità da offrire. Più necessario è la lingua per svolgere la mansione, più io devo avere il livello loro. Loro, l'azienda di là, ha una certa dimensione, non è la piccola azienda che mi prende come stagista. È quella che ha 50, 100, 500 dipendenti, vuol dire tutte aziende che pianificano anche l'arrivo dello stagista. Significa io devo muovermi in tempo. Un mese prima non c'è più niente da fare, almeno 3 mesi prima devo mandare via le candidature. Meglio se lo faccio ancora qualche mese prima. Devo candidarmi come lo vogliono loro, come è previsto il CV da loro, come è previsto la lettera di motivazione da loro. Se io parto dal concetto italiano, rischio che nessuno mi legge. Poi naturalmente dobbiamo anche sempre ragionare sulle alternative, vuol dire la lingua che ho a disposizione potrebbe anche portarmi nello stage in un altro paese. Abbiamo due modalità di candidarci. Uno, rispondiamo a annunci. Questo dobbiamo fare, però il numero è sempre limitato. Non è che a Zurigo, Basilea, Lugano, Klagenfurt, Salzburg, Wörthersee abbiamo una infinità di annunci su internet. Dobbiamo anche cercare le nostre aziende, vuol dire per fare una candidatura spontanea. Noi troviamo l'azienda proviene da un settore dove troviamo facilmente anche altre aziende e mandiamo la nostra candidatura spontanea a tutti. Non possiamo limitarci alla risposta all'annuncio perché la concorrenza è altissima. Tante persone leggono l'annuncio, tante persone si candidano. Vediamo un po' i due paesi, più o meno stessa dimensione. Intorno ai 9 milioni di residenti, più o meno stesso tasso di stranieri.
intorno al 20%, più del doppio dell'Italia. Vuol dire lo straniero è una figura normale. Questo è un vantaggio per la mia candidatura. Crescita economica, la previsione per quest'anno 2024 sono come in tutti i paesi occidentali, non meravigliosa, si parla di intorno a 1% di crescita in entrambi i paesi. Il tasso di disoccupazione è assolutamente favorevole a noi. A noi, se vediamo lo stage come un biglietto d'entrata al lavoro, lo stage, se lo vediamo semplicemente come stage, però l'azienda ha bisogno di accogliere tutte le persone che si interessano, perché siamo in Svizzera a piena occupazione, con 2,3%. Disoccupati non si trovano più, i giovani sono sempre meno, vuol dire aumenta la apertura verso stagisti dall'estero anche in Austria, dove siamo d'intorno al 5% di disoccupazione, però è sempre un valore molto favorevole anche paragonandolo con l'Italia. Quello che si può ancora dire su il mondo economico è che corrisponde più o meno a quello che conosciamo dall'Italia, dalla Germania, dall'Olanda, eccetera. Abbiamo 3/4 di attività economiche nel settore dei servizi, un 20-25% nell'industria e in agricoltura non vale quasi neanche la pena di parlare perché siamo d'intorno a 1% della rilevanza per l'economia svizzera o Austria. Particolarità della Svizzera sono le quattro lingue, però l'italiano non è molto rilevante, viene parlato da 8% della popolazione, la lingua rilevante è il tedesco, perché 2/3 della popolazione hanno come lingua madre il tedesco. Apro una parentesi, essendo tedesco. Il tedesco loro mi fa grande fatica. Io spesso non lo capisco perché è il tedesco svizzero. Chi sa bene il tedesco non deve farsi illusione che automaticamente si inserisce nella parte tedesca della Svizzera. Un quarto della popolazione circa parla come madrelingua il francese. Quando noi iniziamo con il nostro percorso di ricerca attiva, perché è questa che facciamo, rispondiamo a annunci e cerchiamo le nostre aziende, vuol dire facciamo una ricerca attiva. Dobbiamo indagare su i settori dove troviamo azienda interessata a accoglierci. Un punto di partenza sono le aziende che commercializzano, che si scambiano merci tra Italia e Svizzera. E abbiamo tante aziende svizzere che hanno stabilimenti in Italia, viceversa, lo stesso, vi ricordo solo la MSC. Uno dei più grandi diciamo, aziende di cociere, ma ancora più rilevante nell'ambito del trasporto merce, ha sede in Svizzera. Vuol dire il settore dei rapporti commerciali Italia-Svizzera, Italia-Austria e molto interessante per trovare aziende che sono interessate a accogliere italiani.
Per trovare queste aziende, sia svizzere che austriache, guardiamo sul sito dell'Istituto di Commercio Estero italiano, abbiamo la Camera di Commercio italiana in Svizzera e abbiamo la Camera di Commercio svizzera in Italia. Tutti informano sui rapporti economici. Hanno un elenco delle aziende soci, quelli potrebbero essere quelli giusti per selezionare un campione di aziende per la candidatura se io sono interessato di muovermi nell'ambito dei rapporti commerciali Italia-Svizzera. Stessa logica Italia-Austria, cambia solo poi, non è più la Camera di Commercio svizzera a Milano, ma la Camera di Commercio austriaca a Milano. Scusate. Un altro modo per la ricerca attiva è di iniziare in alto. Chi sono le aziende più rilevanti? Troviamo su vari siti, questo qua, su questo slide è economyswiss.ch, esiste anche la versione in italiano, e troviamo le aziende top della Svizzera. E sono nomi che abbiamo già sentito, Nestlé. La nostra cucina è piena di prodotti della Nestlé. Troviamo anche la Novartis. Speriamo che in bagno non abbiamo troppo scatole di loro, perché non sarebbe ideale per la nostra salute. Abbiamo altri gruppi che non abbiamo mai sentito, come Glencore, Cargill, Mercuria. Vuol dire guardare dall'alto verso il basso della dimensione aziendale del fatturato ci può dare indicazioni dove candidarci. La ricerca può essere fatta naturalmente anche per una destinazione specifica. Chi vuole l'internazionalità punta prevalentemente su Ginevra, chi vuole settore bancario e farmaceutico, industriale, guarda su Zurigo o Basilea. È interessante e risparmia notevole tempo se io nella ricerca applico dei criteri chiari, come Zurigo, io voglio Zurigo, io voglio uno stage nell'ambito dei servizi, io con quella preparazione che ho, io punto su commercio, punto su food, punto su finanza, eccetera. Per la finanza, per esempio, è anche abbastanza facile perché abbiamo un sito come swissbankingjobs.com, vuol dire che vengono elencate tutte le offerte di lavoro e di internship delle banche, principalmente presente a Zurigo. Però Zurigo è anche una città con tanto turismo congressuale. Significa anche se non ho niente da offrire a una banca, io ho una preparazione dalla hospitality, io trovo centri congressi, l'ente fiera, event management, collegato con agenzie che cercano interpreti, che costruiscono gli stand in fiera, vuol dire io come falegname, trovo anche a Zurigo delle aziende che sono dentro la sfera internazionale, perché un'azienda
ragiona solo con i criteri svizzeri, austriaci, vuol dire nazionali, non è interessato di avere la mia candidatura. Top 10 in Austria, stesso discorso, fatto prima per la Svizzera, così mi limito qua a alcuni nomi. OMV lo conosciamo forse perché nella nostra città si trova una stazione di benzina con questo logo, fa parte della holding di raffinazione austriaca. Porsche conoscono tutti, non ha la sede in Germania, la holding ma della famiglia Porsche, ma in Austria. Strabag è un nome che di volta vediamo davanti alla costruzione di un'autostrada, di un ponte, perché è uno dei più grandi gruppi di costruzione d'Europa. Rewe Spar. Conosciamo Interspar, fa parte della rete Spar, supermercati, ipermercati, Red Bull naturalmente, conosciamo tutti. Queste sono aziende rilevanti in Austria, sono quelli maggiormente internazionalizzati, sono quelli per i quali l'accoglienza di uno stagista straniero è pane quotidiano. Come Zurigo, Vienna può essere l'indicazione giusta, perché a Vienna trovo le Nazioni Unite. Io aspiri a uno stage in un organismo internazionale. Ci sono agenzie che si occupano dei diritti umani, dell'ambiente, di tanti temi che si trovano nella UN City di Vienna. E però Vienna è anche una città della conoscenza, ha tantissime università, istituti di ricerca, vuol dire in questo ambito nascono tanti start-up che hanno un approccio internazionale, che non si fanno problemi di accogliere uno stagista che viene da fuori. Vienna è una delle città maggiormente diverse, 45% della popolazione ha un background di migrazione, vuol dire è venuto da fuori dall'Australia, Austria, oppure i genitori sono venuti fuori, da un paese non fuori dall'Austria. Vuol dire tantissime opportunità in quanto a persone con un approccio internazionale. Per chi fa l'università, consiglio anche di verificare l'offerta sul sito erasmusintern.org. Ricordatevi della regola non obbligatoria, però lo stage, se provengo dall'università, lo faccio durante gli studi o entro un anno dopo la conclusione degli studi. Se io ho finito la scuola, lo faccio in seguito, non oltre un anno dopo il diploma di maturità. Se io mi sto riqualificando, lo faccio all'interno della riqualificazione o subito dopo. Non si chiede lo stage se abbiamo lavorato 3 anni e poi facciamo una pausa. Lo stage deve essere sempre collegata con un periodo di formazione. Chi si interessa per le Nazioni Unite, per tutto il business collegato con le organizzazioni
internazionali, vuol dire l'organizzazione non governativa, tutto il settore dei servizi che lavorano per l'organizzazione di convegni, congressi, settore alberghiero, eccetera. In Svizzera trova come destinazione perfetta Ginevra. Se andate sul sito Geneve trattino o trattino int.ch, è un sito del comune di Ginevra, trovate molte informazioni su chi è presente e il link anche per capire direttamente chi offre gli stage. Questi due paesi sono ideali se io non ho la loro lingua nazionale. Questo è più rilevante per l'Austria che per la Svizzera, però dipende sempre dal contesto svizzero, dopo finisco. Fatto è che l'internazionalità di entrambi i paesi permettono anche di presentarsi con l'inglese. Il francese naturalmente in Svizzera, meno in Austria, però a Vienna sono tante organizzazioni internazionali con francese, lo stage potrebbe anche essere svolto, ma principalmente è l'inglese. Vuol dire solo la non conoscenza o la non sufficiente conoscenza del tedesco non impedisce che io vado a candidarmi per lo stage in questi paesi. Molti posti sono fattibili in lingua inglese. Vi ho elencato un po' i settori che vanno da start-up multinazionali, naturalmente, il mondo della consulting, ente fiere, event management, però anche la pubblica amministrazione si sta internazionalizzando in molti casi, non quello delle piccole medie città, ma quello delle grandi città. E poi abbiamo tutto il settore terzo, quello che lavora con gli stranieri, da rifugiati, migranti, cultura, parliamo di Croce Rossa, Caritas, Volkshilfe, una infinità di associazioni. Abbiamo poi anche il mondo universitario, il mondo della ricerca, dove per forza devono accogliere stagisti dall'estero perché spesso svolgono progetti finanziati dall'Europa e l'Europa vuole vedere tra gli stagisti, come tra i lavoratori, sempre anche altri cittadini comunitari, non solo quelli del posto, del paese. Ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa breve presentazione. Qualche cenno ancora sulle regole. Austria, chiaramente, essendo paese UE, non c'è nessun problema. Io mi concordo con l'azienda. Se voglio il riconoscimento come credito formativo dalla mia università, io devo coinvolgere l'università, però se il credito formativo non è rilevante, è un accordo tra due parti e io posso iniziare quando voglio. Non ho bisogno del permesso. Il tirocinio in Svizzera è diverso, perché è un contratto individuale speciale di lavoro, così si chiama. Se lo faccio lo stage fino a 3 mesi, è una procedura amministrativa online che devo fare. Se invece vado oltre 3 mesi, io devo chiedere un permesso
Per dimoranti temporanei si chiama nel linguaggio amministrativo, che viene richiesto da parte dell'azienda all'ufficio cantonale. Procedura di qualche giorno e poi è fatto. Non è complicato, non è per niente da confrontare con le difficoltà che incontriamo per lo stage nel Regno Unito dopo la Brexit. Soldi. Allora, i svizzeri vedono lo stage come un contratto speciale di lavoro, significa retribuzione. Se è uno stage concordato tra le due parti. Se uno stage obbligatorio all'interno del percorso di studio, l'azienda non è obbligata di dare una retribuzione. Se invece si tratta di uno stage volontario, c'è l'obbligo di legge di dare una retribuzione. Mediamente siamo su 2.000 euro lord, dipende naturalmente poi dal settore, informazioni aggiornate e concrete trovate sul sito de.classstore.ch. Vi ricordo anche che forse da una visione, guardando dall'Italia, 2.000 euro lord sembrano tante, però a Zurigo questo non è sufficiente per pagarmi tutte le spese. Austria non esiste questo contratto speciale di lavoro, è un tirocinio, non c'è nessun obbligo di retribuzione, principalmente dipende dalla dimensione dell'azienda, naturalmente dalla durata e dal mio profilo. Se il mio profilo è forte, l'azienda è più disposto a pagare. Ultimo, naturalmente, dipende anche dalla mia capacità di trattare. Solo perché l'azienda dice non pago, non vuol dire che non si può discutere. E forse, avendosi preparato con buoni argomenti, alla fine si riesce in Austria di avere 500 o 1.000 euro di retribuzione. Su internet trovate tanti siti con annunci. Ci sono quelli specifici come students.ch. Qui abbiamo prevalentemente offerte di internship di tirocinio. Questo ce l'abbiamo anche per settori, per esempio baupraktikum.ch, e vuol dire il settore delle costruzioni. Molte delle cose si trova anche sui portali prevalentemente dedicato ai lavori. Dipende un po' dall'approccio che ha il portale, di parlare solo del lavoro o di lavoro e tirocinio. Abbiamo i nomi conosciuti presenti in tutti i paesi come StepStone, come Monster, e poi abbiamo sempre siti specifici per il paese come carriere.at. Un consiglio anche per verificare la disponibilità di tirocinio è cercare con LinkedIn indicando internship, indicando la città, così vengono fuori gli annunci che sono normalmente disponibile in lingua inglese, perché abbiamo chiesto non con la parola practicum, la parola tedesca, ma con quella inglese, e poi l'annuncio dovrebbe essere scritto in inglese. Ci sono poi ancora vari altri strade da
verificare, per esempio, tramite programmi di associazioni studentesche internazionali come ISEC o ELSA, ci sono da ragionare come impostare la ricerca speculativa, no, scusate, la ricerca per arrivare alla candidatura speculativa. Fiere del lavoro sono un tema rilevante per entrare facilmente in contatto con l'azienda. Oggi molte fiere sono anche virtuali, vuol dire non devo neanche affrontare la spesa per Ginevra o Salisburgo. Abbiamo siti che ci aiutano, per orientarci meglio sulle porte del mercato del lavoro aperto per la propria professionalità. Per esempio, in Svizzera abbiamo orientation.ch in lingua italiana. Ci sono varie strade che dovremmo verificare per capire se questo paese ha delle opportunità per noi. Ripeto, non fermiamoci a leggere e rispondere a annunci. C'è molto di più. L'ultima cosa, se lo stage non è una necessità assoluta, perché per esempio lo voglio inserire come studente, come credito formativo. Se io ho dei problemi con la lingua, il volontariato potrebbe essere l'alternativa. Questo anche quando mi sono diplomato, quando sono tra due lavori. Fino a 30 anni, Europa e l'Italia offrono programmi di volontariato con borsa di studio o con retribuzione che permettono di andare all'estero con un livello di lingua tipo B1 in tedesco. Importante che abbiamo almeno un B1 anche in inglese. Vuol dire che dopo qualche mese abbiamo raggiunto la velocità adeguata di lingua nel paese. Vi ricordo che abbiamo tante novità ogni settimana tra webinar, podcast, video, adesso anche il parere dell'esperto. Guardate regolarmente cosa offre la Career Academy by Aerocultura. Grazie, alla prossima.